molto importante in questo momento questa convergenza normativa che coincide anche con nuovi adempimenti da parte delle banche che con il Climate Change Stress Test dovranno avere a disposizione dei dati di rischio fisico e di rischio critico, tali per cui ci sarà una sorta di connubio tra quello che è l'aspetto ingegneristico e quello che è invece la disponibilità dei dati finanziari che è endemico in quello che è l'attività della banca. Per cui l'attendibilità di questi dati avranno una duplice valenza. Saranno sicuramente utili alla banca per capire quello che può essere la ricaduta economica del territorio delle aziende in cui finanzia e nello stesso tempo capire per se stessa quella valorizzazione dei propri asset. Le competenze devono essere elevate, perché se in una prima fase la BCE ha chiesto alle banche di poter procedere con una proxy, nel prossimo futuro dovranno avvalersi di database con dataset di rischio che sono stabilmente scientificamente riconosciuti, universalmente riconosciuti tipicamente dal settore dell'ingegneria stesso, perché un rischio idrogeologico, un rischio sismico hanno una base scientifica e un'attendibilità nel metodo di calcolo. Le linee guida all'OM di EBA sicuramente danno una svolta a quello che è il paradigma dell'ESG, nel senso che concretamente daranno possibilità di fare una verifica e di fare un recepimento di dati effettivi per quello che è la sostenibilità dell'azienda stessa. C'è tantissimo da fare, non è facile per un'azienda dichiarare effettivamente quelli che possono essere gli aspetti di sostenibilità nei vari ambiti, ma sicuramente è un primo grande passaggio che sono certa il sistema bancario saprà recepire nel mio modo migliore e dare quindi grandi benefici a quella che poi la normativa in questo momento sta accompagnando loro nel procedere.